revenue growth is out of control. I'm ready to blow, I'm ready for war, I'm ready for smoke. You ready to go? Really think I'm playing chess? I see a king, I'm at his neck. I'm three steps ahead of every move, now that's a check. Yes, they wanna know my secret, it's because I never slept. All my nightmares of me and 40, life's a wreck. Ebbene, buonasera signori, buonasera e ben ritrovati qui sul canale di PG Esports. Come sempre in vostra compagnia Eddie Noise qui presente, al mio fianco come sempre il carissimo Moonboy. Siamo all'ultimo match di questa incredibile prima giornata, la chiusura dell'ultima settimana del PG Nations. Già, e siamo, me ne sto rendendo conto veramente, ogni game che passa è sempre più vicini. L'ultima settimana del PG Nations. Oh mio Dio, è vero, è l'ultima settimana. Però, del... a differenza di altre volte, col nuovo sistema in Best of 5 non la sento così fine, perché in realtà poi avremo paradossalmente un'altra regular season con tutte le best of 5 a disposizione. Una marea di game e una marea di game belli succosi, ma per adesso dobbiamo ancora decidere in che ordine ci arriviamo in quelle best of 5. Quindi siamo in selezione campioni per l'ultima partita di oggi, Cyberground Raccoon. Cyberground che insomma 2-0 nell'ultima settimana, vittorie non indifferenti contro team del calibro dei Samsung Morningstars. Quindi attenzione, adesso non si può più dare niente per scontato quando si parla di loro. Questo è vero, d'altronde hanno dimostrato comunque di avere... Sai cos'è che hanno in più? Cosa hanno in più? Dimmi cosa hanno in più. Adesso ve lo dico cosa hanno in più. Dici cosa hanno in più. Il cuore. Ah. Sembra stupido, no? Ma la gente che li segue, il supporto che... Non che ovviamente le altre squadre non abbiano lo stesso supporto, ma quando parti da underdog, quando sei così sottostimato, il fatto che però ci sia gente che continua a darti credito nonostante tu cerchi di intarle in tutti i modi, ma la gente ancora ti ama, ancora più la inti più ti ama, ti dà modo, come gente come... di essere, capito, è quel qualcosa in più che ti spinge a dire probabilmente la perderò questa partita, ma cavolo se provo a fare la magia. E gli è successo contro i Samsung, per esempio. Non c'è forse gioia più grande della vittoria, della gioia dei tifosi, delle squadre che fanno più fatica a vincere, perché... I Cyberground sono i CLG del PG Nations, ecco, esattamente, loro sono i CLG del PG. I CLG sono uguali, le intano, le perdono, ma tu li ami sempre, comunque, ancora di più. Soprattutto quando vincono. Soprattutto quando vincono, ancora di più. Vedi, è così che funziona, è la nomea del... Vabbè, però sono simpatico, tifiamoli, dai. Ciao. In ogni caso, selezione dei campioni. Qui li vediamo subito presenti nella prima fase di Cyberground lato blu side. Andare a rimuovere Zoe e Set, la risposta dei Raccoon imminente con Aphelios e Syndra. Ok, quindi per adesso cose abbastanza tradizionali. Vediamo, sì, magari quella Zoe tolta dalle mani di Frescovi, che... ci ricordiamo ancora delle partite con quantità imbarazzanti di solo kill e... Beh, attualmente è a 17, è il primo, sicuramente ne ha una diciassettina, e se non sbaglio 9 di quelle 17 le ha fatte in un singolo game, quindi... E credo che voglia mantenere comunque questo suo primato. Anche perché ormai non è che ci sia molto tempo, o qualcuno ha un game simile a quello lì, oppure buona fortuna a recuperarlo, perché si è veramente involato con i record. Ormai sì. Forse per la prima volta Volibear bannato in prima rotazione. Questa è una cosa che è abbastanza particolare. Sta diventando... E anche Aphelios per la prima volta nessuna apparizione in questa giornata. Vero, è sempre bannato. Sempre bannato. Ma Volibear è uno di quei campioni che... quando ci sono dei campioni che sono così prevalenti nel meta, ma che vengono sempre selezionati, perché dici ok, sono molto forti, ma non abbastanza da bannarli. Non abbastanza magari da bannarli contro uno specifico giocatore, perché magari Zoe è molto forte, di solito non la banneresti, però con il fatto che dall'altro lato c'è un giocatore che la sa giocare veramente bene, allora sì, a quel punto il ban se lo merita. Volibear raramente è uno di questi casi, perché non è che dici c'è quello lì che è un giocatore di Volibear veramente bravo. Cosa fa? Corre, ti corre in faccia meglio, ti dà una zampata in faccia meglio, non proprio, salta meglio il muro con la ulti. Insomma, ci sono espressioni di abilità molto limitate, ed è per questo che il più delle volte lo vediamo tranquillamente trasparire verso i primi, addirittura anche i secondi, a volte terzo pick della fase di selezione, quindi particolare. Stai insultando il mio orsacchiotto, sì. Stai dicendo che è limitato, sì. Il mio orsacchiotto, sì. Adesso vedremo, non è vero perché è bannato. Senna comunque selezionata per i Cyberground, un pick che non sempre esce fuori, è un qualcosa un pochino più particolare, anche perché poi inserisce una composizione particolare attorno a sé. Già, sicuramente non è qualcosa che si vede tutti i giorni, anzi è qualcosa che a volte alcune squadre vanno quasi totalmente ad ignorare, e i Cyberground per adesso non mi sembra fossero una squadra che ci aveva mostrato interesse verso questo campione. Un Taric addirittura selezionato al suo fianco, quindi sarà Senna Taric, immagino, la corsia
inferiore. Sono curioso di vedere a questo punto se quella Senna sarà una Senna, una fasting Senna, oppure una Senna proprio AD carry che va persino a farmare, perché ha recentemente ricevuto dei buff dove va a, a migliorare anche la sua resa di anime quando farma direttamente i minion. Esatto, quindi un nuovo ritorno come AD carry? Chissà, l'abbiamo vista una volta in, in LCS, pilotata da, da Mesh nei FlyQuest, non ha avuto un grandissimo successo. Vedremo, vedremo. Sì. Olaf sicuramente è un campione che mi piace quando abbinato a questi due forti supporti, perché Olaf è un fortissimo carry dalla giungla e quando vuoi farlo agire al meglio delle sue opportunità vuol dire mettergli accanto persone che possano assisterlo con controlli, con guarigioni, ed è esattamente quello che stanno facendo. Esatto, sono già due membri possibili papabili dentro in quella corsia inferiore, quindi dove potrebbe avere un full supporto, almeno, beh, sarà sicuramente corsia inferiore perché dubito di vedere Senna da qualche altra parte. Sì, anch'io. Adesso manca soltanto Karma mid e... I primi tempi di Senna, ti ricordo, che era top, jungle, bot, support, ero ovunque. Non so di cosa, io non gioco normal, quindi questo magari è nel tuo inferno. Beh, di certo, ovvio. Tuo inferno di basso normal. Elo. Le normal di basso elo, io sono normal. Le mie normal, io faccio 12-13 minuti di Q quando faccio, quando vado in normal. Io soltanto la creme della creme. Normal alto locale. Io sono challenger in normal. Ecco, mettiamo le cose in chiaro. Non lo so, perdono, chiedo perdono. Io sono ancora con i Renekton che vanno in giungla. Ecco, mondi diversi. In ogni caso, adesso scherzi a parte, Ornn rimosso insieme ad Aatrox, mentre invece per il Raccoon Azir e Mordekaiser. E io ripeto Mordekaiser perché c'è un, c'è una scimmietta che è ancora libera di agire. Sappiamo che... Ah, neanche a farla apposta. LOL, eccolo qua. Ormai, sì. Ormai il ban di Mord, perché Mord è un campione particolare, difficilmente lo picchi, difficilmente lo banni, ma se lo ban, se lo picchi, lo picchi, ma se lo banni è per Wukong. Già, assolutamente. Limitare un pochino quel potenziale di danno magico dalla, dalla corsia superiore sicuramente rende molto più facile la vita in corsia di Wukong. Malphite selezionato per cercare di controbatterlo. Questo matchup che abbiamo visto non è finita benissimo, quindi speriamo che Blechino abbia una capacità un pochino più netta e efficace di mettere i bastoni tra le ruote. Speriamo sia il Malphite di Alorim, quello che era indistruttibile, immortale. Sicuramente, sicuramente. E Orianna selezionata come ultimo pick per Omon, abbastanza interessante perché ha comunque quel leggero elemento di supporto per Olaf dalla giungla, visto che può scudarlo, può velocizzarlo, può rendergli un pochino più facile la vita anche in un eventuale 2v2 mid jungle. Però dall'altro lato il Blank mi piace come risposta, perché dici, beh, allora tu vuoi giocare in funzione del tuo jungler, io mi prendo, ho già un jungler che può carryare dalla sua, anche se magari non un duellante così forte come Olaf nelle fasi iniziali di gioco, ma una LeBlanc al suo fianco. Prova ad aggredirci nel 2v2, livello 2, livello 3, ti facciamo scoppiare. LeBlanc raggiunge dei picchi di danno rispetto alla vita attuale, alla resistenza attuale dei campioni, soprattutto su quei primi livelli, perché tra esplosione del sigillo, tra catena che ti immobilizza, diventa veramente difficile navigare quei primi fight. Sì, più che altro vedo una buona risposta in ogni caso dalla parte del trittico superiore, perché poi hai ovviamente Kalista e Nautilus. Le supreme stesse di Kalista potranno avere quella sorta di doppio engage, no? Con Dark che ha a disposizione comunque suprema ancora, e poi quella sorta di re-engage con la suprema di Rarash. Quindi questo è molto interessante. Più che altro la quantità di danni che possono mettere in campo questi Raccoon sono esorbitanti. Andranno gestiti bene, perché ovviamente c'è quella radianza cosmica che potrebbe tranquillamente annullare qualsiasi di questi danni, perché ci sono anche diverse supreme che hanno un impatto fondamentale. Vedi Sicalista, ma quella di Graves fondamentale, quella il ciclone da parte di la doppia attivazione del ciclone da parte di Wukong, anche in un teamfight è fondamentale, non fa tantissimi danni ma sono controlli, ma se c'è la radianza cosmica si perde un po' il tutto. Vero. Ma signori, dovremmo essere finalmente pronti per arrivare lì sulle lande di Runeterra. Questo è l'ultimo match di questa incredibile giornata di Cyberground, le Aquile contro i Procioni Raccoon, più agguerriti che mai. E da casa, quindi, con i vostri hashtag, come al solito, potete farci sapere per chi fate il tifo in questo match con hashtag CGGWin contro hashtag RCNWin. Come vedete, queste squadre non sono particolarmente distanti l'una dall'altra, ci sono appunto quelle tre vittorie a separarle, ma sono tre vittorie che chiaramente non si potranno raggiungere in quest'ultima settimana. I Cyberground ormai sono anche al sicuro nella loro sesta posizione, e sesta posizione per loro rimarrà, visto che gli YDN non sapranno contestare le loro non importa quante vittorie trovino o non trovino, non riusciranno a raggiungere i Raccoon e gli Spark sopra loro. Ma per i Raccoon quella corsa per le posizioni superiori, soprattutto aggiudicarsi la top 4 dopo la sconfitta degli Sparks nella partita precedente, è assolutamente indispensabile. Quindi loro puntano alla vittoria più feroci che mai.
Vedremo, vedremo in ogni caso. Inizio abbastanza semplice, abbastanza normale, con un veloce pull per Ploxy. Questo è particolare, in effetti. Normalmente i Griffs partono agiati comunque con i loro kit di abilità innato. Qui è stato un piccolo pull per velocizzare il tutto, forse anche per stare al passo con la velocità di un Olaf. Sì, sicuramente Olaf dal suo punto di vista può pulire in maniera molto spedita senza temere le aggressioni dei campi della giungla. Anzi, sappiamo che un Olaf meno vita più si trova a suo agio, perché già pulisce in maniera veramente rapida, ha comunque un ampio sustain della sua W. E nel matchup diretto non è neanche così favorito lo stesso Ploxy, perché comunque il suo range lo porta praticamente melee. Sì, assolutamente, è un range abbastanza ridotto e Cesarna con Olaf, lo sappiamo, è uno dei migliori duellanti dell'early game dalla giungla, quindi non importa se sei un Grave, se sei un Lee Sin, se sei un, persino magari un campione come Xin Zhao, Olaf ti salta addosso, non ti lascia scamp. Ascia dopo ascia. Alla fine, allora, potenziamento glaciale e la Malidorn, quindi sì, è una Senna che farma. Cosa abbastanza... È una di carry Senna. È una Senna di carry, paradossalmente una cosa veramente, veramente innovativa e particolare nel panorama andrà competitivo. Andrà diretta verso la full lethality o forse si spenderà in qualcosina anche per magari una mana moon? Questa è un'interessante domanda. Quando è stata fatta in LCS, Mesh ha optato per la mana moon, esatto, e poi letalità. Esatto. Quindi comunque una build molto simile alle prime build di Senna, anche la Fasting Senna, ben distante da quella che potrebbe essere la Senna da presa di mortale, che va a compensare la mancanza di potenziamento glaciale con il martello ghiacciato, però poi comunque opta verso oggetti un pochino più resistenti, come magari una mannaia oscura, oggetto che io sempre apprezzo sempre molto su Senna. Però contro questa composizione avversaria, contro un Wukong, Graves, Kalista, LeBlanc, non ci sono così tante resistenze. Wukong e Graves le otterranno un po' di passiva, ma hai comunque bersagli abbastanza fragili, la letalità non dovrebbe darti troppi problemi. Vedremo, vedremo nel caso qui. Ploxy è molto aggressivo. Ora che ci penso, devi dare la prima volta questo Wukong, se non sbaglio. Non è la prima volta, ho fatto un altro game. Non ricordo di preciso quale fosse, ma ha avuto degli ottimi risultati. Esatto, primi rallentamenti grazie alla miopia applicata, i danni anche di ritorno a parte di Ploxy, alla fine... Blackino comunque riuscirà a mantenere, grazie anche a quelle pozioni più biscotte disponibili, non solo di proprio Flash, ma proprio Summoner, ma così anche la vita praticamente intatta. Nel frattempo la corsia centrale ha subito qualche pesante aggressione. Omon e Frescovi sono entrambi a fin di vita, a fin di mana. Frescovi già, con ancora una volta, entrambe le Summoner spell bruciate. Quindi... continuano ad aggredirsi tutti e due, anche prima abbiamo visto velocemente quei trade. Sì, richiederei quasi un rapido replay dalla regia per capire cosa sia successo, perché stava per scapparci la kill a quanto pare, da entrambi i lati. Se lasci il morto, citazione massima. Qui adesso vediamo Blechino ancora una volta, una live aggressione. Dadara però gestisce molto bene Bricopio, questi sono i danni che iniziano a prendere a carburare, ma guarda che Blechino! Deido! La è finale! Deido! Poco Poggers, qui un po' di amore dall'infermiera Kali, ma di infermiere si parla, perché Deidara ha mandato sul lettino d'ospedale. Ora ritorna, questo potrebbe essere un buon punto di partenza per Blechino. Sicuramente. Qual è il contrario di Deido Poggers? Deido Not Like This. Sì. Deido Pepe Hands. Deido Pepe Hands. Deido Pepe Hands. Questa è stata la combinazione. Deido Pepe Hands. Guardalo. Si butta avanti, conscio magari del conquistatore, invece... spera di avere il sustain addizionale, ma... bam! Danni non indifferenti. Quella E finale sta devastante. E poi, tra l'altro, in mezzo a un'ondata neanche troppo piccola di Minion, quindi... sì, ha preso parecchi danni. Infatti. Molto azzardato questo trade, dei danni, infatti, è stato largamente punito. E ancora una volta, Omon contro Frescovi. Sta diventando un più un Vegeta contro Goku, praticamente. Ogni volta che si vedono, devono ammazzarsi, per forza, a prescindere. Cioè, anche se c'è il jungle, lasciano fare da soli. Cyberground, guarda, li rende scherzando, una prima uccisione, un primo drago preso praticamente al tempo record e aggressione. E mi piace quando giocano in questo modo i jungler da early game, perché non tutti possono permetterlo di fare, ma ci sono alcuni campioni, come può essere in questo caso Olaf o Warwick, anche se in competitivo non viene utilizzato, ma hanno la possibilità di prendersi i draghi a 4-5 minuti, a volte anche 3 ho visto. Sicuramente quel sustain addizionale, quell'aggressione, quei danni fa veramente tanto. Cesarna ha già raggiunto il livello 6. Questo è un ritmo veramente accelerato. A 49 minion, a più minion di
Tutti, letteralmente. Tutti. Vabbè, tutti nel suo team. Dove no, li aspetta, ha trovati? Anche dove li ha trovati? Più meno del suo top laner. Anche nel suo. Anche nel suo. Ah, più meno tutti nel suo. Ma anche nel team avversario. Esatto. Ok. Dove li sta trovando questo? Dove li sta rubando? Un po' ovunque, immagino. Sta tassando qualcuno, per forza. Cioè, è impossibile, sta tassando qualcuno. Tassando la giungla stessa, questa è un. Molto bravo, Raskin, a parte. Non sta tassando niente, nessuno. Sta giocando molto bene con i respawn dei campi. Già, assolutamente. Nonostante ciò, i Raccoon stanno comunque reggendo molto bene il passo in gold, nonostante anche il primo sangue. Questo perché in corsia superiore c'è un grosso divario nonostante il primo sangue. Già, c'è un bel divario e soprattutto sia Deidara che Rares ci hanno optato per quel mietitore che fornisce quindi loro un po' di gold addizionale adesso e ne fornirà ancora di più più avanti. Quindi ci sono quelle spike d'oro che a volte non ti aspetti decisamente. Però guarda qui. Rotazione veloce alla quale ovviamente i Raccoon seguono, ma questo è vuol dire team fight. È il momento di un bel team fight allo spawn del messaggero. Sicuramente c'è già subito un bel po' di pressione. Sì. Deidara ha dovuto utilizzare il teletrasporto dopo essere morto in quel primo sangue, quindi ne è sprovvisto e non gli sarà possibile unirsi a un eventuale fight qualora dovesse svolgersi attorno a questo messaggero. Vorrei vederlo quindi utilizzato da Blechino invece per accaparrarsi magari qualche uccisione e anche il primo messaggero. Già, assolutamente, tanto il vantaggio in quello scontro diretto non ce l'hai già adesso a livello di farm e non vuoi... Non è... qui Omon corto con la Suprema, Frescovi è già fuori dai guai. Quel tipo di azioni che le vedi e ti troncano la frase a metà, non mi ricordo nemmeno cosa stavo dicendo adesso. Omon rischia grosso, ci sono le catene terre, trovano comunque non soltanto la Suprema, l'ultimo d'attacco, le arriverà così l'ustione. Dentro però la porta inarrestabile, Blechino cerca Frescovi, ma molto bravi! E qui Frescovi addirittura comunque 200 IQ perché rimane fermo mentre lo picchiano. Sapeva molto di copia, ora parte l'inseguimento finale. Distorsione presto disponibile. Frescovi potrebbe cercare l'execute. Ma io proverei anche un richiamo base. No, alla fine l'execute. Comunque, molto bravo Frescovi a rimanere fermo in quell'azione. È rimasto immobile. Sì, è una strategia che funzionava meglio prima che adesso, perché prima il clone stava fermo. Esatto, adesso il clone si muove. Quindi se vedi qualcuno che sta fermo, se lo sai, aggredisci. Esatto. Un'altra aggressione che si va a spendere sui Raccoon, ma alla fine con il fatto che Frescovi sia morto, a prescindere, questo ti fa perdere un sacco di aggressioni. Anche a Darkrai. Ancora una volta però, Darkrai cerca l'inseguimento, arriva il Ragnarok, riescono comunque a resettarlo, questo è fenomenale. Blechino no mana, Deidara riesce ad arrivare comunque a piedi. Questo è un buon modo per andare a resettare il messaggero, guadagnare altro tempo per i Raccoon. Ottimo reset, quindi niente di fatto per i Cybergang che spendono anche la Suprema di Cesarna per cercare lì il fight. Occhio! Ai, questa volta Omon rischia grosso. Arriva comunque lo scatto fasico, ma la catena d'aria questa volta non risparmia nessuno. Seconda attivazione del ciclone, un'altra uccisione. Questa volta Deidara si riconquista il favore. Ben fatto. Ancora una volta molto bravi Raccoon a capitalizzare su un midlaner immobile che non ha il flash dalla sua, che non ha una facile via di fuga. Lo aggredisci in tre, trovi quei controlli garantiti, perché Deidara ha il flash invece ce l'aveva, eppure il gap closer con il Nimbus Strike. Quindi niente da fare. Omon ancora una volta torna in base, schermo bianco e nero, e Frescovi se la sta passando bene in questa corsia centrale. Sta continuando a con l'assistenza dei suoi compagni di squadra guadagnare priorità, spingere una date sotto la torre avversaria e compensare un pochino anche quello che non riesce a fare magari nel matchup diretto quando affronti un Orianna che, finché stai duellando in fase di corsia, Orianna riesce a coprire così tante basi con la sfera, può zonarti dalla wave, può lassettare comodamente grazie alla sua passiva, trovare il vantaggio anche nei trade prolungati mentre tu devi affidarti quasi sul burst immediato, ma anche lì devi stare attento perché se ti colpisce con una combo, insomma, molte cose complicate da gestire, ma nel momento in cui arriva un jungle, arriva un top laner, l'avversario senza flash, la vita diventa facile. Più che altro stanno punendo bene Omon, e al di là delle summoner lui stesso ha sottovalutato un po' anche la presenza dei nemici, il commit che potevano avere i Raccoon su di lui. Hai visto che c'è stata questa contesa all'obiettivo del messaggero, e la prima cosa che fai è tornare in corsia e poi spingere hard la corsia? O era per tornare in base, quindi assicurarti comunque un facile recall e poi tornare in corsia, ma bene o male avevi tutta la vita. Quindi penso che sia stato proprio uno sottovalutare semplicemente la presenza dei nemici stessi. Sì, sicuramente. Anche una volta qui. Blechino costretto alla Suprema, che lo rende inarrestabile. Catene che quindi non connettono sul bersaglio. Questo gli permette un'ottima via di fuga, ma in ogni caso bisogna stare molto attenti. I Raccoon, in ogni caso, piano piano, zitti, è vero, questo sarà anche il loro secondo drago, ma
per i Cyberground, ma sono comunque in un certo vantaggio. Niente male, tra l'altro. No, 1500 gold in più vuol dire potersi avvicinare adesso in queste fasi di mid game in maniera ben più comoda, anche se non sono gold che appaiono direttamente, non sono gold così appariscenti, ecco, forse meglio espresso in questo modo. Hanno pur sempre quel vantaggio, ed è un vantaggio che potrà continuare a riflettersi sulla pressione di mappa e sulla contesa degli obiettivi, soprattutto quando quei primi oggetti andranno a completarsi. Per adesso soltanto componenti qua e là, ma sto aspettando il ritorno in base di Deidara e di Rares per vedere dove andranno a spendere quelli che immagino siano un bel po' di soldi nei loro inventari, perché per adesso gli inventari sono abbastanza vuoti. Già. Tutto qui vediamo Corsiana superiore che attentata, ottenuta grazie anche con l'utilizzo del messaggero, la prima torre in maniera con ancora una volta, quindi il divario monetario che si va ad ampliare, amplificare. Questo permette anche una buona concentrazione comunque di risorse. Anche in corsia inferiore, nonostante tutto, Rares sta mantenendo un alto tenore di farm. Questo è fondamentale adesso. E lama delle rovine completata per Deidara come primo oggetto, quindi molto chiara l'intenzione di volersi concentrare più sullo scontro diretto con Blacky nel suo malfight nella corsia laterale che andare a portare la sua presenza all'interno di un teamfight. Sì, questo è vero, normalmente vediamo una priorità ben diversa, immaginiamo che il secondo oggetto possa essere quella, la danza della morte, così fondamentale su campioni a maggior ragione come un Wukong. Assolutamente. E purtroppo, la cosa brutta di quella contesa del messaggero è che il team fight si è diviso velocemente in una barra due parti con una buona offensiva da parte di Dark e Rush che vanno a mimare un'aggressione e questo fa scattare anche il Berserk da parte di Xesarna. Sì. E questo, terminato questo, non c'era più possibilità di continuare. Esatto. Ed è un peccato perché la Suprema di Missile, la Suprema di Fox sono fondamentali per poter proseguire anche in un teamfight. Quindi avrei voluto vederle fin da subito utilizzate. Ora sono in attesa di un secondo teamfight dove poter vedere quell'espressione massima. Perché da una parte Raccoon si è ben capito la loro intenzione: entrare, spaccare, salutare, ciao, me ne vado. Ma devono farlo con una giusta finestra di entrata, perché i Cybergrand hanno un buon modo non solo per disinnescare ma per prendere tempo. Una volta sparati i loro dardi, i Raccoon non hanno più niente, poi devono aspettare. Sì, è vero, alla fine la maggior parte del danno prolungato, almeno nel teamfight dei Raccoon, arriveranno da Rares, un po' da Ploxy e un po' da Deidara se riesce a trovare quell'esecuzione più precisa. Però sì, sul sustain a lungo termine i Cybergrand sono sicuramente favoriti, anche soltanto perché hanno due supporti. Oh mio Dio, Omon arriva dietro la madre rovina. Oh, la suprema di Ploxy, smolecolato, addirittura qui il teletrasporto da parte di Blecchino, porta inarrestabile disponibile, ma dubito che voglia utilizzarla seppur raggruppati i nemici. E qua è un peccato perché, tra l'altro, un'altra cosa fondamentale da dire, Radianza Cosmico meno, in realtà chi ne esce minimamente danneggiato è proprio Rares, grazie alla kit di abilità di questa Kalista. Perché sì, è vero, magari i danni delle lance stesse non andranno a impattare grazie alla Radianza Cosmica, ma si vanno ad accumulare lo stesso. Sì, assolutamente. Questo vuol dire che può comunque lavorare attorno al pop-up, poi alla lacerazione di quelle lance. Assolutamente, ed è per questo che Kalista è molto buona anche come campioni contro i tank in generale, che vanno a itemizzare spesso verso la lastra pietra del Gargoyle, perché puoi aspettare che quell'effetto abbia fine, nel frattempo accumulare lance e comunque fai una marea di danni con i danni percentuali sulla vita della lama delle rovine, che è un oggetto sempre fondamentale all'interno della tua build. Deidara adesso potrebbe essere nei guai, c'è anche Cesar nelle vicinanze, ma sembra che basti scatto il clone farsico per dargli. Vuole richiamare la sfera, Shockwave, bellissimo per il flash per andare a levitare. È comunque un super overflash, questo è vero. Deidara fa comunque, o meglio, Wukong fa un ottimo uso di quel flash, ma alla fine rimosso per ovvie ragioni, o meglio utilizzato per ovvie ragioni. Vita salva anche perché mancano 50 secondi, magari avresti avuto anche il tempo di tornare, ma avere la possibilità di essere già lì presenti allo spawn è ben diverso del dover correre per arrivare allo spawn del drago. Già, questi draghi saranno belli preziosi perché i Cybergrand comunque ne hanno piano, già due e potrebbero avviarsi verso un'anima dell'oceano, che su un team con Olaf in primis ma con due supporti al suo fianco diventa veramente preoccupante come possibile buff. Non se tanti Blacchino. Tanti saluti. Già. E però attenzione perché dall'altro lato qui Cesarna risponde molto bene. I due top player che quindi vengono rimossi paradossalmente, però siamo a 15 secondi, a quanto pare non è volontà di Cyberground imbracciare ora le armi per un teamfight. Però la mia domanda ovviamente è quando è che lo sarà? Bella domanda, perché
Già. Con questi passi avanti che hai fatto in maniera così chiara, vorresti mantenerti attivo verso quel drago dell'oceano? Anche perché è così vantaggioso per la tua composizione, per il tuo Olaf soprattutto, ma... niente da fare. Susanna ha preferito mettere pressione sul lato superiore, magari aggredire questa prima torre, ma adesso potrebbero essere nei guai, arrivano i teletrasporti. Oh, Cesarna può immaginarlo, ma di dare a parte, c'è il Sacrone comunque disponibile, ottimo uso della copia. Frescover tende al varco Cesarna, doppia distorsione, facile connessione, arriva la Shockwave, ma di dare è pronto per rispondere ai propri danni. Guardali i danni, infatti, tra Frescover e Dara, entrambi ottengono lo slancio e questo li porta ad un tocco da Omon che viene imploso tra un colpo e l'altro. C'è così tanta azione sulla metà superiore, wow, di questa mappa. Vediamo 0-4-0 Omon, 3-1-3 invece Frescovi, lati opposti della medaglia. Nel frattempo entrambe le botlane 0-0-0 in entrambi i ruoli. Questa partita si sta svolgendo interamente attorno top, giungla e mid. Ora ho capito perché stavano combattendo così tanto in mid, perché Frescovi vuole continuare a mantenere alto le sue kill. A sto giro però è andata male, 3-1-3 e tutte quante sono con assist. Quella su Blechino forse non era con assist. Quella su Blechino è solo kill. Mi sa di sì, perché Blechino era. E forse anche questa. Oh, attenzione ancora una volta su Blechino. Purtroppo per lui non c'è intimidazione magica. Guarda quanti danni prende. E Frescovi, pur di assicurarsi danni e quant'altro, va in melee. Gioca un po' con l'abilità di Blechino. Alla fine arriva addirittura la Suprema. Frescovi sta aspettando la distorsione. Flash, l'ultimo autoattacco. E una seconda solo kill. Ben fatto, ben fatto. Non c'è niente di più frustrante di un assassino che vuole giocare per le solo kill perché sta mantenendo alto il suo orgoglio. Perché, sai qual è il problema? Perché generalmente dici, vabbè, ormai mi ha ucciso quanto? 6-7 volte? Non servo più a niente. Perché devo uccidermi ancora? Lui continuerà a ucciderti solo per aumentare il suo divario. Non c'è niente di più frustrante che essere un tank e giocare contro un assassino che però fa il danno opposto rispetto al danno verso il quale è ottimizzato. Perché vediamo una marea di armatura. È pronto per Deidara, ma questo giro in side lane c'è Frescovi. Giocano molto bene qui Raccoon. Le due side lane sono gestite proprio da Deidara e da Frescovi. E potete un po' anche aspettartelo comunque. Sì, diciamo che l'obiettivo di Blechino sarebbe rispondere sempre a Deidara, perché è quello che hai dovuto affrontare in fase di corsia. Hai un top laner e un jungler dal forte danno fisico, quindi ti devi aspettare di andare a itemizzare verso una resistenza più fisica. Frescovi questa volta, ancora una volta con l'inserimento di Ploxy, bellissimo il flash. Frescovi otterrà un'altra uccisione, seppur in assist con Ploxy. Qui addirittura l'inarrestabile da parte di Cesarna con il suo Berserk per fuggire dai danni di Ploxy e Frescovi. Tra l'altro, un'altra cosa importante è che sì, è vero, Blechino vorrebbe andare contro Deidara, ma ormai abbiamo visto sempre più volte delle LeBlanc, la stessa LeBlanc anche di Jizuka, no? Trovare dei vantaggi e poi andare in split push. Sì. Andare a prendere pressione. Entrambi i solo laner di Raccoon vogliono andare in split push. Blechino deve lanciare la monetina, beccare quella giusta, esatto, e trovare Deidara. Anche perché Omon stesso non gioca molto bene sulle side lane. Anzi, lui vorrebbe rimanere all'interno di un team fight. Il problema, diciamolo, è che nessuno vuole beccare Frescovi in questo momento. Quindi che tu sia Blechino, che tu sia Omon. 5-1-3. Dov'è questo? Dov'è il Mejai? Prendi il Mejai, ragazzi. Prendi il Mejai e poi chiudi anche il Rabadon. E a quel punto è difficile, non puoi più rispondere a quel punto. Non è proprio la giornata di Omon oggi. 0-5-0 con questo Rihanna preso pesantemente di mira. Quando non hai il flash lo aggredisci, quando hai il flash lo aggredisci lo stesso, glielo fai bruciare e comunque lo uccidi. Quindi già non una bella vita, purtroppo. 1 minuto e 40 al drago, un vantaggio che in ogni caso ormai va per le 6.000 unità, 6.200 per i Raccoon, e qualcosa mi dice, c'è qualche sentore nell'area che mi dice che c'è un'alta concentrazione su Frescovi di quelle 6.000 unità. Ho questa idea anch'io, perché 5-1-3, un discreto farm, una bella taglia sulla sua testa. Il farm forse più notevole è quello di Raresh, che 0-0-0, però 200 gol di taglia sulla sua testa, 205 minion, un oggetto e mezzo, quasi due ormai praticamente. Beh, se Frescovi ti lasciasse fare qualcosa, magari prenderesti anche tu delle uccisioni. Forse sì, ogni tanto. Si mandano in avanti, trovano lo stordimento su Frescovi, ma facile distrazione per lui. Addirittura qui una bellissima super partita di Darkrai, riesce a trovare il team intero, poi richiamato da Raresh con la propria Suprema. Questo è un ottimo disengage, ma guarda Frescovi, si lancia per in avanti, e se solo avesse un altro tick di distorsione, missile era già morto. Vediamo se Raresh riesce a finire questa partita 0-0-0. Non lo so, potrebbe. Per adesso missile possiamo comunque vedere, per l'appunto quella rush di Manamune con trasformata e poi letalità lama di Yom come primo oggetto, e vedremo questo il secondo. Ormai
La vedo un po' dura, a prescindere dagli oggetti. Sì. Non so quanti oggetti ci siano che siano un... Tieni, questo ti fa fare danni, ma ti permette anche di non essere one-shotato istantaneamente dalle Blank. Meanwhile, Raresh continua a... Ormai split put... Frescovista prima era in side lane e faceva lo split pusher. Poi ha preso tutti e cinque i membri nemici e se li sta tauntando. Quindi in realtà tra tutti eccetto Frescovi sono degli split pusher, dei Raccoon. E c'è nel frattempo un altro drago sulla landa, quindi ottimo in simultaneo messaggero. Con questo messaggero per guadagnare sulla priorità, la priorità sulla corsia centrale, i Raccoon andranno ad aggredire l'obiettivo. Se il ground alla fine fanno un commit totale su questo drago, devono stare però molto attenti. Guarda qui Frescovi, trova degli ottimi danni su missile, consente la suprema all'inserimento da parte di Dala. Il Cyclone trova il triplo per la danza cosmica, arriverà comunque il controllo, troveranno il drago su un altro soul point per loro. I danni questa volta su Dara potrebbero bastare, Dark costretto alla stasi, i danni da parte di Arash non ci sono ancora. Doppia uccisione, double crunch per Blackino, i danni resistenti fisiche ora si sentono. Raresh stordito, potrebbe essere raggiunto i danni, arriva il pop-up delle lance, potrebbe non bastare. La madre rovina, Cesarno in inseguimento, un'altra ascia, continua il kiting, serie interrotta, la furia di Olaf, ma Frescovi si inserisce, catena eterea, doppia uccisione, Bloxy sull'altro lato, un altro attacco, triple kill per Frescovi. Tutto lui questo game, tutto lui, 8-1-4, 100% di kill participation, ha praticamente gettato ai lupi i suoi compagni di squadra e poi ha ripulito l'intero fight. E qua rivediamo ancora una volta il commit totale, come dicevi, da parte di Cyberground. Questo drago per loro è importantissimo, e lo è l'unica speranza per portarsi avanti ancora con quel passo verso l'anima. È soltanto soul point, ma poi guarda come si svolge il fight, come sono uniti, come continuano a lanciare il loro danno in maniera chiara e diretta, senza che alcuna abbiano veramente le chiare opportunità di entrata, perché senza loro frontline, senza Darkris, senza Deidara, non c'è un campione che possa mettersi in mezzo al fight, attirare l'attenzione e permettere agli altri di fare danno. Frescovi adesso è soltanto in inseguimento e non fa danno, non sta facendo esplodere nessuno solo perché non può raggiungerli, ma appena trova il range necessario, boom, fuori uno, fuori due e poi il salto in avanti e l'ultima Q per fare anche fuori tre. Questi Cyberground hanno un chiaro nemico in questa partita. Ma anche Raccoon hanno un chiaro nemico in Frescovi. Gioca da solo, vai, prego, lascia, vai, fai da solo. Questa sarà un interessante trade tra Omon e Frescovi, che sì, hanno comunque rischiato entrambi alla fine, per quanto la Suprema di Omon è stata già utilizzata, ma in questo momento Frescovi è inarrestabile. Abbastanza, sì, è arrivato quel Rabadon, anche se il Mejai non è stato acquistato, forse peccato, forse, forse peccato. Più per non gufare le stack, perché ma, lo sai che di solito malafede, quando prendi lì il Mejai inti. Vero, ma vuoi mettere con quelle tre uccisioni poi? Certo. Cesarna molto aggressivo, forse anche troppo, si sta esponendo, si lancia in avanti, Frescovi guarda che danni, ottimo comunque, redenzione più lo scettro, lo scettro dell'arcangelo utilizzato per avere anche quello scudo in più a limitarne i danni. I Raccoon comunque devono ancora una volta, per l'appunto, gestire molto bene quel teamfight, perché con la radianza cosmica si è visto come poi Cyberground abbiano ripreso il controllo del teamfight. Certo, poi è entrato Frescovi e si sono ricordati che erano 4 contro 5. Sì, ecco appunto, i Cyberground finché fanno quel teamfight bello unito, finché sono tutti ravvicinati, tutti protetti da Taric, Blackino trova le belle ulti, Omon trova delle belle ulti, Missile trova delle belle ulti, Cesarno può fare il suo danno come l'Olaf più felice del mondo, allora può funzionare tutto bene, ma nel momento in cui poi i Raccoon saltano loro addosso, nel momento in cui Frescovi soprattutto salta loro addosso e mette le mani sui bersagli più fragili, iniziano ad esserci problemi, perché non ci sono danni a risposta quasi immediata, non puoi prendere al volo quella del Blank e punirla per essere saltata addosso al tuo carry. Soprattutto Frescovi lo fa con delle tempistiche veramente ottime, perché si assicura prima che i suoi avversari non possano avere quella risposta immediata, si assicurano che non ci sia quello stun di Taric pronto a coglierlo, oppure la combo di Orianna per togliergli mezza vita. Ogni volta si getta in avanti, toglie il 60% degli HP di un bersaglio e lo fa consapevole che gli avversari non potranno fare altrettanto a lui. Per la e punto. Un'altra solo kill. Frescovi entra, spacca, esce. Molto molto bravo. In questo momento è inarrestabile. Abbiamo già detto anche prima, è difficile. Non hai una risposta pronta. Non adesso almeno. Sì, ok, c'è quell'ex drinker, il mangia magie da parte di Mistil, ma ancora ben lungi dall'essere veramente una risposta a un 9-1-4. Questo è il problema più grande. Non tanto all'assassino in sé, ma quanto ai danni che può fare in un millisecondo. Assolutamente sì. Questo
si corre un po' ai ripari il lato Cyberground con la mangia magie per Mistil e maschera dall'abisso e corazzo spirituale per Blacchino e Cesarna, tutta la resistenza magica che puoi trovare in tempi rapidi, perché non puoi certo pretendere di avere un ritmo di acquisizione di risorse superiore di quello. Guarda di Frescovi. È lì che aspetta, sa benissimo dove sono i suoi avversari. Boom. Madonna, Fox, che rischio! Mio Dio! Gli è rimosso tutta la vita, è morto Fox in realtà. Praticamente sì. È un'esperienza ultra extracorporea. Ti fa così tanti danni che il tuo corpo rimane lì e la tua anima viene catapultata fuori, no? Sì, la sua anima è in respawn in questo momento. Molte shell, quel nuovo gioco. Mio Dio, però. È raro vedere, non è raro, ma non sempre riusciamo a vedere un simile tenore mantenuto da parte di queste LeBlanc, perché non sempre prendono tutto questo via. Sì. Hanno delle buone corsie, a volte no, a volte quando ce l'hanno, ma non riescono a mantenere questo ritmo. Questo è il tipico ritmo da entro, l'ammazzo, esco. Ed è difficile riuscire a mantenerlo per tutta la partita. Sì, ed è una di quelle partite che hai preso completamente nelle tue mani. E Frescovi lo sta dimostrando anche soltanto a 100% di kill participation. È difficilissimo avere 100% di kill participation con un assassino. Sì, il problema è che sei tu che fai le kill, capisci? Hai il 100% di kill perché sei sempre solo tu a fare le kill. Esatto, l'assassino di solito magari si trova quella kill importante per la tua squadra, che poi permette al resto del tuo team di entrare, di ripulire con il vantaggio numerico e tutto il resto. Qui è il contrario. Qui è il contrasto. È il Frescovi che sta facendo tutto il suo team, che dice vabbè, okay, vai avanti. Se riesco a tirare un auto-attack al bersaglio di Frescovi prima che Frescovi lo shot, forse un assist lo prendo. Infatti Rares 0-1-1, Dark Red 0-1-0. Questa botte non l'ho mai vista così ignorata come in questa partita. Mio Dio. E comunque quei due oggetti e mezzo, in ogni caso, va già per quel... abbiamo... può essere ancora sul suo mortale, potrebbe anche essere Lord Dominic, volendo. Vedremo. Sì, alla fine, per precauzione, un memento mori, visto che la composizione avversaria, il sustain di Olaf, di Sen, di Taric. Hai ragione, memento mori forse è la cosa migliore per andare. È una prospettiva di drago dell'oceano, che ormai, certo, abbiamo detto, l'anima sembra essere sfuggita lontanamente dai Cyberground, però nel dubbio, anche per dire, così Frescovi può one-shottarli meglio, non possono curarsi in extremis per salvarsi, ma... vedremo, perché in ogni caso dall'alto Cyberground non li vedo così completamente a terra. C'è ancora una minima possibilità, e quella possibilità però da questo giro adesso deve arrivare da loro. La possibilità è uccidere Frescovi. Se riesci a beccarlo con un ultimo Malphite, un ultimo Orianna, e shottarlo prima che possa flashare via, hai tolto 9 delle 13 kill dei Raccoon. Se riesci a eliminare Frescovi, hai più kill dei Raccoon. E infatti qua lo vediamo. Un'aggressione quasi smodata, Omon costretto a stasi, più la redenzione su di lui, ottimo in questo caso l'utilizzo di Zonia, e quindi Shatter l'Arcangelo per avere quello scudo in più che gli ha permesso di rimanere in vita, sì, ma con una grossa spesa. Adesso a questo barone non ci saranno, almeno non ancora, non adesso, quei due oggetti attivabili. Sono dei ping, chiaramente forse alcuni vogliono approfittare anche della pressione di Dara sulla corsia inferiore, quindi aspetteranno che si spinga più avanti, ma questa volta lo bersaglio sul coso. Costretto alla furia del Berserk, e questo è un altro cooldown molto importante, mentre qui Frescovi attenta alle backline. A caccia, altro che attento. Sì. È il predatore. Nel frattempo Deidara sta continuando sulla sua corsia inferiore. Questo per alcune è un temporeggiare, aspettare che i Cyberground reagiscano in qualche modo a quella botlane, e se non lo fanno Deidara si prenderà la base, se lo fanno hanno rapido accesso sul Baron e sul jungler. Guarda qui Cesarna costretto anche al flash, hai preso tutto da questo jungler. Già. Ci manca solo che lo smitasse, giusto per rallentarlo ancora di più, aveva preso ogni cosa da questo povero Cesarna. Ora aggressione che si va a spendere sul Baron, ad un ottimo minutaggio in ogni caso, perché alla fine, alla conclusione di esso, più un veloce reset, hai il tempo per prendere le priorità in tutte le corsie e poi dirigerti verso il drago dell'oceano. E questa è la metodicità che, esatto, ti permette di prendere facilmente obiettivi come questo. Deidara in corsia inferiore attira l'attenzione. Raccoon che non fanno un passo verso quell'obiettivo finché non vedono che qualcuno è andato a rispondere a Deidara in bot lane, finché non sanno che il jungler avversario è senza ulti, senza flash, senza vita, è impossibilitato quindi a raggiungere l'obiettivo e cercare di stirarlo. Misty aveva già utilizzato la Suprema in precedenza per cercare di scoutare la zona del Baron quando i Raccoon non lo stavano facendo. Hai checkato tutte le box, cioè hai preso la checklist, hai eliminato tutte le voci e hai detto bene, adesso la nostra chance di confermare questo Baron è 100%, perché loro non possono fare niente per rubarcelo. E
si assicurano un obiettivo. E questo è esattamente come dovresti giocare il macro game perfetto. Forse è un po' lento, forse richiede un po' più di pazienza rispetto a quello che potresti fare, perché effettivamente è un po' che non vediamo Frescobi far esplodere qualcuno da 100-0, che era quello che stava muovendo la partita in avanti nei minuti precedenti, ma è lo stile di gioco che ti porta al successo, perché adesso hai questo Baron, adesso quindi hai priorità gratuita su tutte le corsie, e buona fortuna Cyberground per il prossimo drago. Carica da parte dell'intero team che si muove all'unisono. Arriva la fortina restabile, più la suprema Frescobi, costretto alla fuga, ma questo ovviamente espone terribilmente Blechino, ma questa è la scelta migliore da fare, un commit totale, un ottimo disengage in ogni caso. Questo vuol dire essere ora mancanti di quella suprema, però. Eh già, ed era, poteva essere veramente un buon pick se ci fosse stata anche magari la palla di Omon su Blechino, una shockwave lì. Ora si lancia in avanti, guarda missile, raggiunto tutti i danni, più il Cyclone, ed era proprio un'ottima seconda riattivazione. Frescobi finalmente raggiunto, serie interrotta ancora una volta da parte di Cesarna, ma i danni ora si aggiungono sul povero Cesarna, doppia uccisione, qui addirittura Blechino troverà la sua uccisione su Raresh, mentre qui cadrà il terzo drago dell'oceano per i Raccoon e anche per loro, e Soul Point con Blechino in fuga. In teletrasporto addirittura. Già, per essere sicuro, è riuscito a uccidere Raresh in extremis, ha detto non voglio rischiare, io me ne vado, tanti saluti, prendetevi pure quel drago, non mi interessa. E qui purtroppo si sentono gli effetti di quello che vuol dire andare tutti quanti su un Frescobi. Hai speso però tutto su di lui e non ti rimane più niente. Ragazzi, abbiamo ucciso Frescobi, ti gira a sinistra, il tuo midlane è morto, gira a destra, il tuo AD carry è morto, il tuo jungle sta morendo davanti ai tuoi occhi e tu sei un tank, cosa puoi fare? Ben poca roba. Però attenta alla vita da questa volta di Proxy, continua l'inseguimento, ma sta arrivando anche Dara, teletrasporto aggressivo da parte di Omen. Quanto pare la risposta è scacciare i Raccoon a schiaffi dalla tua base. Guardalo, Dara che ricostruisce il flash, ma Omen non sta correndo come un pazzo, forse inarrestabile, Blechino sei un falle! Blechino time, 5-3-1, è lui il detentore delle massime uccisioni del proprio team. Blechino non la vuole perdere. Non è ancora pronto a cedere questa partita. Tu non puoi passare! Queste sono le risposte, ma è anche vero che comunque il terzo drago dell'oceano è caduto nelle mani dei Raccoon, che per quanto magari ne facciano un uso minore, salvo Wukong, di Cyberground, di questo anima, beh, sono comunque tre draghi. Pensa a quattro con l'anima. Sarebbero preziosi, anche se spesso per i Raccoon il teamfight non durano abbastanza per poter sfruttare quello. Però quel Frescobi ha già potuto assaggiare. Frescobi, aspetta, poteva saltare addosso Cesarna, ma sa che sta tornando il blu. Eccolo qui, lo squalo bianco! Nice! Delizioso da parte di Frescobi. Questo facile inserimento per addirittura qui su Cesarna, il doppio secondo, non trovo il controllo grazie al Berserk, ma è una doppia incisione! Facile per Frescobi! Mio Dio! Non ho nemmeno fatto in tempo a spiegare il processo mentale di Frescobi, che Omon è esploso. Però sì, quella Omon era... Omon non ha capito, sta ancora prima di tasti, Omon. Quella è veramente una mentalità da serial killer. Nascosto nel cespuglio, vedi passare davanti al jungler, e tu guardi lo spawn del blu e pensi, no, non lui, il prossimo. Il prossimo. E poi, pochi secondi dopo, arriva Omon e tu dici, eccolo. Sì. È lui. E Omon non ho neanche visto quanto è... Cioè, è... Omon, appena si avvicina a quel cespuglio, all'Alfred Hitchcock hai visto i corvi e il bianco e nero dello schermo che si stava avvicinando e dici, ma è per caso calata la notte sulla landa? Sì. Per te, un oscuro presagio. A questo giro, purtroppo, bisogna iniziare a giocare un po' alla Valorant style, con gli angoli, di stare attento a come ti muovi. Assolutamente. E qui, purtroppo, è un... Da parte di Cyberground, ora è brutto dirlo, ma è un gameplay limitato. Perché Frescobi te lo limita. Sì, esatto. Non è difficile giocare, è un po' come quando pare delle famose Epoch Comp, no? Il cui unico compito delle Epoch Comp è farti entrare in teamfight senza però avere tutte le risorse che dovresti avere normalmente. Sì. Frescobi sta facendo ancora meglio, ti uccide. Non è che te le sta facendo sprecare o ti porta a metà vita, in fin di vita, entrerai in un teamfight ma con metà delle risorse. No, no, ti uccide, ti distrugge direttamente. Yeah. E parti un teamfight uno in meno, due in meno, anzi a volte neanche lo fai più il teamfight perché sei in late game e 5 contro 4 è un suicidio a prescindere. Già, assolutamente. E per questi Raccoon ormai l'avanzamento della partita è anche abbastanza lento a conti fatti su quello anche che potrebbe essere quello che ci aspettiamo quando guardi uno scoreboard del genere. Però stanno giocando proprio coprendo tutte le basi, non vogliono lasciare agli avversari la minima chance di recuperare, perché alla fine, l'abbiamo detto, se Frescobi muore
potrebbe non essere una situazione terribile per i Cyberclans quella in cui trovarsi. Cioè, se riesci a mantenere Cesarna in vita, se riesci a permettergli di fare il carry con questo Olaf, se gli metti dietro i suoi support, tra virgolette, se liberi anche un po' Missile, persino Omon, ormai stanno raggiungendo tre oggetti. Oh, bravo. Ha sentito i corvi di nuovo. Hitchcock, sei tu? Ormai hanno un po' i loro danni. Ma allora, il discorso più che altro è: si parla sempre dei famosi late game con gli assassini. E questo famoso detto, no? Che gli assassini perdono di priorità nel late game. Questo sì è vero, ma il problema è che, tra l'altro, LeBlanc in particolare, grazie alle distorsioni, manterrà sempre un'altissima priorità sulla backline. Può anche passare attraverso la fronte lei va avanti e lei comunque va oltre. Già. E questo è il problema più grande. Quindi sì, forse i late game Missile e Omon faranno anche i danni, un po' il famoso danni per danni, ma LeBlanc ti uccide prima. No, occhio però, perché se per caso stanno pensando a un cespuglio della morte, Deidara potrebbe essere... Oh! Attenzione, 200 IQ per Deidara. Questo è un Deidara Pog, non più sì. Pepe Hands. Questo è Deidara... Deidara Pog. White people happy. Wow, veramente, io sono un po' triste per i Raccoon, salvo Frescovi, perché vorrebbero giocare, ma guarda, Frescovi sta nella base nemica e loro stanno indietro perché stanno facendo il gioco normale, no? Ma Frescovi sta dando proprio, ha messo le tette, trovato Cesarna, trovato l'immobilizzamento, arriva Deidara con addirittura la lama della rovina, il primo Cyclone, seconda attivazione adesso disponibile, Black Kid non la porta in area stabile, ma Frescovi è libero comunque di fare danni, ma non è un infatti che vuoi effettivamente utilizzare. Radianza cosmica adesso utilizzata, questo è un buon modo Frescovi per tornare in teamfight, anima tra dell'oceano, Frescovi si lancia in avanti, i vari rallentamenti, ottima la seconda distorsione per richiamarsi dietro in una zona sicura, Shockwave su 3 però, i danni potrebbero esserci, bellissimo il reinserimento, grazie a Rarici sulla suprema di Darkry, infine di vita il povero Cesarna, trovato così dei danni, doppia uccisione finalmente anche a Rarish. Si unisce alla festa, Frescovi qui rischia grosso, trova le catene terre, Fox è in fin di vita, guarda Omon, Deidara cerca l'ultimo scatto, Omon ha letteralmente 10 HP, troverà comunque lo scatto basico mentre il corso è inferiore, i danni di missili iniziano ad aggiungersi, Frescovi cade, serie interrotta, adesso Darkry però trova il knock-up, delizioso, Fox si fa in avanti, troveranno comunque la torre distrutta, anche la vita di Fox, Missile unico superstite insieme a Omon, gli ultimi danni potrebbero bastare, questa è una frontline che non vuole cadere, ma sono soltanto Omon e Missile, e adesso con questo secondo inibitore c'è soltanto una torre ancora e a breve cadrà. Dovrò fare il miracolo dentro, ma non è facile. Ciclone per la seconda volta, Shockwave ma poco serve, signori, con questa carneficina i Raccoon si assicurano un punto. GG Raccoon, ben fatto. Ci è voluto un po', ma alla fine la vittoria è arrivata e i Raccoon se la sono guadagnata, perché alla fine, per quanto si possa dire che Frescovi abbia fatto del suo meglio per renderlo il suo show, questo game è stato una bella condivisione da parte di tutti i Raccoon su queste zone finali. Frescovi non ha condiviso niente. Frescovi no, però il resto della squadra era ben insieme, unita. Frescovi ha cercato di metterci un po' il suo alla fine con questo pick di LeBlanc, però mi è piaciuto molto anche un po' la tendenza che hanno avuto su questa, su quest'ultimo team fight. L'ultimo team fight, ecco, esatto, è stato molto ben giostrato. È stato un team fight prolungato, è stato un team fight quasi richiamato da parte di Raccoon, che li hanno attirati sempre di più nella giungla, mentre Plox si stava finendo quel drago che poi ha dato loro l'anima, e appena quel drago cade sei pronto a fightare, perché tutti i danni che gli avversari stanno facendo adesso inizia a rigenerarli, nello scontro prolungato non hai più paura dei tank, non hai più paura dei carry, anche se Frescovi non trova il one shot sul bersaglio predefinito, anzi alla fine l'abbiamo visto persino morire sotto Randy Missile, non importa perché anche hai il sustain per mantenere vita gli altri e Deidara e Rarish possono finalmente esprimere il loro valore. Bella partita in ogni caso, anche da parte di Cyberground comunque, hanno provato in qualche modo a mettere in campo qualcosa di diverso con questo Fox, con questo pick alla Taric, una Senna che torna nel ruolo di carry, non con la stessa fortuna che hanno avuto per appunto anche i FlyQuest, forse c'è ancora qualcosina da adottare, anche l'inserimento comunque di Cesarna, buono l'inizio, anche la preda sugli obiettivi, ma ci sono poi un po' persi per via evidente di quello che Frescovi ha portato avanti con diverse solo kill, tra l'altro dopo andremo a controllare. Ma signori, come sempre l'invito è quello di andare a seguire PG Esports su Twitter per la votazione dell'MVP di questa incredibile partita tra Deidara, Ploxy e Frescovi. Ponderate, perché non sempre la scelta sembra così ovvia. Beh, non è vero, è ovvia. È un po' il Frescovi show. Non vi sto dicendo votate per forza Frescovi, ma se dovessi scommettere su chi vincerà questo sondaggio su Twitter, ho pochi dubbi. In ogni caso, abbiamo ancora una volta, come sempre, un'intervista, quindi a te, Tranas.
Signore e signori, eccoci qua ancora una volta e sono con il signor Darkry, il supporto dei Raccoon. Come va? Come stai, caro? Buonasera a tutti. Ma tutto bene? Perché ho vinto, è andata bene, sì. Beh, hai vinto... Beh, hai vinto? Sei sicuro di poter dire una frase del genere? Perché quel quello che è successo in botlane... La vittoria di Team, come on. Abbiamo vinto tutti. Onesto, è vero, avete vinto tutti insieme. Quell'Ocean ha portato la differenza. Ma andiamo a parlare un po' di questa draft, perché siete partiti con una draft che richiedeva un ritmo molto alto, tutte lane molto aggressive, propositive, eppure la partita è durata 38 minuti. Che cosa è successo? Allora, diciamo che ciò che è successo è che abbiamo sbagliato un po' di cose early game, di conseguenza abbiamo dovuto give upare i primi due draghi, e poi il game è diventato infinito perché ci hanno stilato un Ocean, comunque l'hanno preso durante un fight e abbiamo dovuto prendere tipo tutti i quattro draghi praticamente a fila, quindi niente, è durato tanto. In tutto ciò comunque avevate un buon vantaggio sulla mid lane, quindi magari premere su quel vantaggio era difficile senza gli Ocean, oppure volevate proprio semplicemente avere la vittoria garantita e quindi avete puntato su quelli? Sì, diciamo che non volevamo dare il quarto drago, avevano comunque Taric, Senna, diciamo che Malphite contro la nostra comp era parecchio grosso l'Ocean, quindi abbiamo detto l'importante è non dare quello, poi la vittoria la prendiamo, non prendiamoci i rischi, già ne abbiamo presi, primi 5 minuti, 10 minuti, ma io così. A questo modo almeno la vittoria era sicura in tasca, tutto tranquillo. E parlando di possibili vittorie, comunque domani avete il matchup contro i YDN, come ti senti riguardo questo matchup? Come pensi che possa andare? In teoria per domani sono tranquillo, però non lo so, tutte le volte che dico che sono tranquillo finisce male, quindi l'ho detto, però non si sa mai, ecco. Può andare storto qualcosa, magari va un po' passiva la fase di corsia e sei di nuovo Kalista Nautilus e ti ritrovi là che sei a 20 minuti. Ragazzi, dobbiamo fare qualcosa. Ma allora, ero tranquillo finché vedevo Freskowi che prendeva una kill in più ogni, non lo so, qualche minuto, ero tipo là, vabbè, dai, questo game lo vinciamo. Freskowi lo vedo carico come l'altra volta con le blank. Go ahead. E quindi... tutto tranquillo, dice ok, aspettiamo, vediamo rilassati, continuiamo a fare il nostro gioco, tanto qualcosa sta succedendo, finché succede qualcosa, finché vi continuate a muovere in avanti, la barca va. Assolutamente, grande Freskowi. E volevo farti un'ultima domanda, visto che ormai siamo arrivati in zona playoff e voi comunque siete garantiti di entrarci dentro, chi temi di più all'interno dei playoff? Chi speri di trovare come primo avversario? C'è qualcuno nello specifico, che sia un giocatore oppure un team anche che ti piace giocare contro? Non ho nessuno in particolare con cui voglio giocare contro e non credo di avere nessuno in particolare con cui non voglio giocare. Sono tutti team, credo il livello sia relativamente simile, forse Makers è un po' sopra, ma credo che se noi giochiamo bene vinciamo, se noi giochiamo male perdiamo, quindi secondo me è su di noi, non sugli altri. Speriamo di non far schifo, insomma, ecco. Beh, già una volta avete dimostrato contro Makers il vostro livello, quindi secondo me sono d'accordo con l'idea che ci sia questo piccolo dislivello e che basta una buona performance, quella giornata molto positiva da parte di tutto il team e potete veramente spaccare. Ma secondo Darkry... me breve... scusami, non volevo. Vai, tranquillo, ti ho interrotto io. Dicevo, non deve neanche essere troppo positiva, deve essere normale, non dobbiamo giocare come umani, non come altro, diciamo. Beh, Darkry, ti ringrazio per il tuo tempo, ancora una volta congratulazioni e ti auguro un in bocca al lupo per il match di domani. Grazie mille a te, buona serata, ti lascio. Buona serata, ciao caro, ciao. E torniamo qua all'analyst desk con il signor Kerren e il signor Noodles. Siamo arrivati alla fine della serata e siamo arrivati a fare i conti anche con questo match. E di conti se ne deve far tanti, se un matchup LeBlanc e Kalista e Wukong arriva a 38 minuti di match. Abbiamo un compito facile di fronte a noi, che è su quale fronte dei giocatori dei Raccoon incollare il nostro bollino blu per questa partita. Beh sì. Penso che Freskowi abbia leggermente eclissato sia avversari che alleati con la sua LeBlanc.
e mi rendo comunque conto che giocando contro una composizione che aveva al suo interno Senna, Taric e Visage Olaf non fosse semplice per una LeBlanc come unico fulcro dei Raccoon cercare di portare a casa una vittoria veloce. Quindi non me la sento tanto di recriminare i Raccoon per il non aver vinto in fretta con le loro risorse, me la sento di recriminarli per essere arrivati ad avere solo quelle risorse. E c'è anche da dire appunto che il fatto è che, come diceva anche Cree prima, quel non avere i tre draghi all'inizio va veramente a influire tanto su una high tempo comp. Cioè l'high tempo comp vuole per sé usare tutti gli obiettivi neutrali per aprire la mappa e poi da lì vince facilmente. Però sono trovati fondamentalmente in una posizione in cui di solito si trova chi gioca contro la, diciamo, high tempo comp, ovvero avere tre draghi dall'altra parte. Di solito sono i Raccoon che in questa posizione hanno i tre draghi. Il non avercelo appunto ti limita tantissime possibilità, perché tieni 5 minuti devi essere lì su quel fight. Se non ci sei, appunto, la partita probabilmente potrebbe essere persa. Ed è quello che li ha rallentati, come diceva anche Cree. A me dispiace un po', perché ero stato io prima della giornata a dire i Raccoon potete vedere tra l'high tempo più pulito degli ultimi e loro ovviamente hanno dovuto provarmi che non fosse così. Però no, a parte gli scherzi, comunque anche queste cose servono, perché quando giochi questo tipo di comp può succedere di finire in queste situazioni e capitarci prima dei playoff, quando appunto l'ho già detto un po' di volte questa cosa, ma è buono stressare il concetto, diciamo, di ripeterlo, perché è vero, se te ti ritrovi in questa situazione adesso è un discorso e puoi capire cosa è andato storto e cosa non ti ha consentito di giocare la tua comp al massimo. Sì. Se però questo succede ai playoff è un problema, perché non hai il tempo per riequilibrare il tutto, quindi sì. Sono contento che sia successo adesso e spero di non vedere più un high tempo costretta a dover zoppicare un po' così per chiudere la partita, che è una cosa che non vorrei vedere, diciamo. Beh, considerato comunque quella che è stata la performance durante il capitolo di Raccoon, abbiamo visto che come l'ha detto Cree, se giochiamo tutti nemmeno bene, ma normalmente, possono trovare vittorie anche contro team del calibro dei Makers, e quindi le aspettative, almeno le mie nei confronti di Raccoon, rimangono sempre alte. Su questo sono d'accordo, anche perché voglio riallacciarmi a quanto appena detto da Noodles. Questa partita, secondo me, per i Raccoon è stata una grossa wake up call. Questa è stata una grossa e molto rumorosa sveglia per loro. Perché se i Cyberground dall'altro lato non avessero fatto una lunga miriade di errori concettuali, i Cyberground avrebbero potuto tranquillamente portare a casa questa partita. E da parte dei Cyberground, nonostante la draft avesse delle condizioni di esistenza piuttosto singolari, dove molto del gioco arrivava da Olaf e Orianna come combinazione e una lunga serie di unità supportive intorno a loro, i Cyberground penso che l'abbiano più persa a livello di build che a livello di esecuzione. Perché tu comunque ti sei reso conto a un certo punto che non potevi utilizzare più Orianna come fonte di danno, semplicemente perché Orianna era andata a 0-4 in corsia, 0-6 nel mid game, e poi purtroppo la cosa era andata a peggiorare nelle fasi più tardive. Di conseguenza c'è stato un immediato cambiamento nelle intenzioni su Senna. Senna va verso letalità, che era una statistica abbastanza poco utile. Onestamente, se i Cyberground fossero andati per Mallet Senna in questa composizione, avrebbero potuto portare in questo late game qualcosa di più. Non avrebbero avuto tutta quella pressione sull'early game contro un high tempo comp, ma l'avrebbero potuta spuntare più avanti. Sono d'accordo, e tendenzialmente appunto la cosa è che Senna letality non va a giocarla quando sei in una bot lane con della frontline, perché tendenzialmente sì. Non ha lo stesso effetto, ma preferisci rallentarla, quindi è anche quello un po' il discorso. E tuttavia, secondo me, la comp dei Cyberground era una comp quadrata, diciamo, cioè che poteva fare cose, ma l'unica condizione di esistenza di quella comp era il fatto che abbiano beccato una landa dell'oceano, perché con qualsiasi altra landa, forse giusto una landa della montagna, ma le altre lande non sarebbero state di impatto tale da obbligare Raccoon a lasciare il quarto drago. Cioè, secondo me, anche se fosse stato un Infernal Soul alla comp dei CGG, non sarebbe cambiata la musica, cioè non avevano il danno per poter applicare quell'anima. Quindi è stata anche fortuna trovare una landa dell'oceano che ha rallentato la partita così, ma in generale ti serve una fonte di danno in più in quella composizione. Cioè, secondo me, andare con così tanto sustain e frontline ti porta sia a non morire, ma anche a trovare delle difficoltà a ammazzare gli altri a un certo punto. Sì.
Vorrei poter dire che ci prendiamo una pausa e tornerò a breve, ma signori, siamo arrivati alla conclusione di questa serata di PG Nationals. Siamo arrivati alla fine e quindi andiamo un po' a riassumere tutto quello che è successo vedendo i singoli matchup, con Outplayed che dimostrano una grande vittoria nei confronti dei Daydreamers, e lo stesso si può dire anche per Samsung Morningstar nei confronti dei YDN. Makers e Raccoon chiudono anche in maniera convincente i Makers, i Raccoon un po' più arrugginiti ma comunque di successo, e si va a ridipingere come ci stavamo aspettando la classifica, con Samsung e Outplayed che ancora si mantengono su quel 9-4, si rischia lo spareggio per il secondo posto, così come si rischia una situazione di pari merito da andare a risolvere anche per il fondo della classifica tra Daydreamers e YDN. E secondo me, appunto, cioè, sono proprio curioso di vedere anche questo Daydreamers YDN, anche se non ha tanto impatto. Mi farebbe un po' piacere vederlo, perché appunto vorrei vedere a fine campionato come sono entrambe le squadre, chi è cresciuto meglio. Sì, è vero che i Daydreamers hanno cambiato tanto oggi, quindi quello potrebbe un po' falsare le cose. Però appunto vedere l'arco di entrambe le squadre secondo me sarebbe molto interessante. E se il caso vorrà, potremmo essere testimoni di questa cosa. Chissà, chissà. Ma lo scopriremo soltanto domani, vi ricordiamo ancora una volta l'appuntamento è alle 18.45 per l'inizio dell'Analyst Desk e alle 19 se invece volete collegarvi direttamente per quelli che sono i singoli matchup, e questo direi che è il momento di salutarci da parte di Terelas, da parte di Kerry, da parte di Noodles, noi vi auguriamo una buona serata. Deep black, fine-tuned for performance, purpose-built for gamer to play without limits, storage solutions with the capacity, speed, and reliability to win. WD Black, drive your game. Going in. 미안해서 어쩌나?